Benvenuti a questo nuovo appuntamento degli Hyperspectral Café, un'iniziativa organizzata per promuovere la consapevolezza e l'uso rispetto alla disponibilità dei dati iperspettrali della missione Prisma, la missione operata dall'ASI, e iniziativa che Planet Tech Italia sta portando avanti in collaborazione con le persone più esperte in quest'ambito. Oggi abbiamo il piacere di avere il nostro ospite, il capitano di fregata delle armi navali, Sergio Ugo De Ceglie. Buonasera, Benvenuto, grazie. benvenuto comandante. Il capitano di fregata Sergio Ugo De Ceglie fa parte del PAGE, che è il Prisma Advisory Group for Data Exploitation, quindi è il gruppo di esperti che supporta tutte le attività della missione Prisma. Ci vuole raccontare un po' quali sono gli obiettivi di questo gruppo di lavoro? Innanzitutto vi ringrazio per l'invito. Ecco. Le nostre attività principali sono molto focalizzate, sono state focalizzate inizialmente sulla parte di calibrazione, validazione, che sono ovviamente attività indispensabili. Si sta lavorando sull'assessment delle performance del sistema, oltre ovviamente al piano, abbiamo definito un piano operativo della missione, quindi sia tutta la parte background mission che la parte on demand. E la cosa molto interessante è che stiamo, grazie all'ASI, al fatto che le varie personalità coinvolte sono anche in altri programmi iperspettrali, riusciamo anche a coordinarci con altri programmi iperspettrali tipo FLEX, CHIME, eccetera, che sicuramente sono diciamo, può essere un volano per stimolare la consapevolezza relativamente a questa tecnologia. Quindi raccogliere le esperienze anche appunto di queste altre missioni, iniziative, anche in vista delle evoluzioni future, no? Dei programmi iperspettrali nazionali dell'Italia. Sì, sicuramente, anche perché insomma la missione Prisma è la prima del suo genere a livello europeo, quindi siamo stati i primi, siamo stati a livello nazionale, quindi proprio come sistema, capaci di riuscire già a produrre dei dati, che era una cosa abbastanza, cioè, ha avuto un impatto, è stato un grosso sforzo fatto dall'Agenzia Spaziale, da tutto l'indotto che ha lavorato e sta lavorando su Prisma. Ok, comandante, a noi fa molto piacere averla nostro ospite perché ci permette di raccontare alle persone che seguono questo ciclo di webinar qual è il punto di vista della difesa italiana rispetto alla disponibilità di questi dati e ai loro potenziali utilizzi. Infatti io quello che le chiederei è di raccontarci un po' degli esempi di applicazioni dei dati iperspettrali che siano aviotrasportati o acquisiti da satellite, come per esempio dalla piattaforma Prisma, nell'ambito delle attività della sicurezza e difesa. Ciò che mi piace rimarcare è che la difesa è attiva nel mondo dell'iperspettrale, come potete vedere, già dal 2002, nel senso che le potenzialità di questa tecnologia erano state già approfondite. Quindi noi abbiamo fatto molte attività scientifiche. Io presenterò delle attività, diciamo, delle immagini comunque relative a delle attività di studio che abbiamo fatto, di approfondimento, per capire quanto questa tecnologia potesse essere utile. Le ho divise, per comodità in ambienti, quindi ambiente rurale, urbano, marino piuttosto che litoraneo, oppure ricerca mine o IED, che è Improvised Explosive Device.
E qui, come potete vedere, c'è stato un grosso coinvolgimento nazionale, molto in gruppi di lavoro europei piuttosto che NATO, in cui noi abbiamo anche avuto il piacere, l'onore e l'onere di avere la chair dei gruppi. Proviamo un po' a fare questa panoramica. Il primo ambiente che mi piace presentare è quello rurale. L'obiettivo ovviamente è quello di scoprire, di conoscere bersagli nascosti nella vegetazione, camuffati o in campo aperto in ambiente rurale. Io le immagini che vi presenterò, salvo diverse indicazioni che farò durante il discorso, sono immagini aviotrasportate, perché ovviamente all'epoca non erano disponibili altro tipo di immagini. Abbiamo sviluppato, grazie anche a delle collaborazioni con università e CNR, degli algoritmi. In questo caso ci siamo avvalsi di algoritmi di anomaly detection e spectral matching, che poi negli anni sono diventati sempre più evoluti. E qui avevamo, qui si era a Kvarn in Svezia, e come potete vedere c'erano target di tipo militare, sia nascosti nella vegetazione piuttosto che camuffati con reti mimetiche. Questi bersagli sono stati tutti quanti riconosciuti, identificati quindi come anomalie, nel senso che all'epoca quello che era l'obiettivo dell'esercizio che stavamo facendo era di andare a scoprire se ci fosse una potenziale minaccia in un campo, e quindi utilizzavamo un semplice algoritmo RX opportunamente selezionato, in cui ovviamente, una volta ricavata la statistica, si andava a fare il superimpose sull'immagine e c'era direttamente l'identificazione del target con la sua geolocalizzazione. Ovviamente in questo caso si è lavorato senza alcuna informazione a priori, quindi si è immaginato di aver necessità di raccogliere, di avere awareness su una zona senza poter avere del personale a terra per vari motivi che potessero essere di rischio piuttosto che altro. L'ambiente marino è stato quello che abbiamo molto più ispezionato, anche perché essendo di estrazione della Marina Militare c'era un maggiore coinvolgimento emotivo, chiamavano Certo, così. chiaro. Qui l'obiettivo era soprattutto quello di rivelare anomalie su uno scenario marittimo o litoraneo. Perché questo? Perché questo ambiente l'abbiamo iniziato a studiare nell'ottica di andare a guardare la possibile scoperta di inquinamento. Poi è iniziato anche il problema e il dramma delle immigrazioni e dei naufragi, e quindi ci siamo domandati se effettivamente questa tecnologia potesse essere di supporto e quanto potente potesse essere. In questo caso abbiamo utilizzato degli algoritmi di spectral matching, anomaly detection o change detection. Qui, sulla slide precedente, comandante, è utile così chiarire a beneficio di chi segue questa nostra presentazione, proviene dal mondo del remote sensing, che l'acronimo SAR in quel caso viene usato per Search and Rescue Sì, e sì. non per Synthetic Aperture Radar, No, no. che è il modo che usiamo per definire i dati radar acquisiti da piattaforma satellitare. E quindi Sì. chiaramente in questo caso l'obiettivo, come lei diceva giustamente, era quello di anche supportare le attività di individuazione e salvataggio di persone in mare. Sicuramente un commento che mi viene di fare guardando anche l'applicazione precedente è che
La prima differenza che balza all'occhio tra i dati aerotrasportati e quelli che stiamo imparando a conoscere dalla piattaforma satellitare Prisma è nella risoluzione spaziale. Chiaro che la risoluzione spaziale aiuta molto nel riconoscimento, nell'individuazione di oggetti che hanno una dimensione inferiore a quella, o meglio, che è una dimensione adeguata alla risoluzione spaziale dell'immagine che viene acquisita. Però è molto interessante. Per esempio, il fatto che già avete fatto esperienza sull'identificazione dei bersagli su pixel, quindi Sì. con una dimensione inferiore a quella del pixel di riferimento. Sì, dunque sì, abbiamo sviluppato tecniche di unmixing, ovviamente. E oltre a questo, ora stiamo un pochino approfondendo ulteriormente il problema per cercare di ovviare a quelli che sono gli inevitabili limiti fisici di risoluzione spaziale da satellite, che al momento sono, diciamo, non abbiamo un pixel a 30 metri, quindi è comunque una bella area che ovviamente non ci permette di andare a cercare, faccio l'esempio, un mezzo piuttosto che altro, però stiamo lavorando su delle idee per migliorare. D'altro canto, l'obiettivo di questo incontro è proprio quello di capire quali sono le applicazioni che si possono realizzare potendo disporre di queste tipologie di dati. Prego, comandante. Qui abbiamo fatto un esempio, questo ancora un'anomaly detection, e qui abbiamo voluto vedere, e qui infatti qui abbiamo anche intervistato il pilota dell'aereo, quanto qui si era circa un 1500-2000 metri di altezza, quanto un pilota riuscisse a vedere effettivamente a occhio nudo ciò che stava sorvolando. Effettivamente, dalla immagine RGB che presento, che poi è quella che avrebbe visto il pilota, quella sulla sinistra per chi guarda, effettivamente i due barchini che erano posizionati vicino alla nave un po' più grossa, questa era una fregata belga, effettivamente non sono facilmente intellegibili. Qui abbiamo utilizzato un sensore sperimentale che si chiamava Singa nel 2010, che poi è stato tra l'altro oggetto di upgrade da parte della Leonardo, tanto che la Leonardo è riuscita a sviluppare anche un sensore aerotrasportato che lavora in real time, che è, insomma, per chi conosce il peso di un dato iperspettrale, da un punto di vista computazionale, è stato un grosso risultato quello Un raggiunto. grosso salto in avanti, certo. Questo invece è un'immagine TASI, quindi il sensore della ITRES, la canadese, che evidenzia effettivamente che di notte ci sono gli stessi praticamente problemi che di giorno per il pilota. Una campagna di misura a cui sono particolarmente affezionato è quella volta qui vicino Pisa, a Viareggio, in cui abbiamo avuto l'opportunità di testare le capacità della tecnologia iperspettrale sia in ambiente urbano che in ambiente marino, sempre utilizzando il sensore Singa. In questo caso c'è stato il primo esperimento con SAR, quindi Search and Rescue. Qui c'è stata la collaborazione della Marina Militare, che ha reso disponibile un'unità navale, e a poppa via dell'unità navale sono stati messi a mare un certo numero di bersagli che noi abbiamo ritenuto potessero essere, per quel tipo di esperimento, rappresentativi dell'obiettivo. In questo caso potete vedere, qui avevamo delle tute che sono volutamente blu, nel senso che l'obiettivo era quello di non fare un esercizio semplice, cioè noi volevamo avere qualcosa che non fosse facile da trovare. Che in qualche modo si potesse confondere con l'ambiente marino.
Sì. Quindi avevamo una tuta con salvagente, una tuta blu con salvagente, una tuta blu senza salvagente, avevamo un gommoncino, avevamo dei parabordi, insomma, vari bersagli di diverse colorazioni, quindi con diverse risposte spettrali. E la cosa che è venuta fuori, che è stata veramente sorprendente, è stata che la statistica di un'immagine acquisita con un sorvolo fatto a 1500 metri con un mezzo d'ala fissa ci ha permesso di scoprire tutti i bersagli che erano stati messi a mano. Quindi sicuramente una tecnologia che ha una prospettiva di impiego in questo settore, posto che ovviamente la limitazione in questo momento è quella che non si dispone di un sensore capace di operare nelle bande medium wave infrared e long wave infrared, che sono quelle che ovviamente funzionano meglio di notte, data la condizione di illuminazione. Però a livello algoritmico e a livello di tecnologia le capacità ci sono. Cioè, soprattutto la cosa che balza agli occhi è che al di là della risoluzione spaziale, veramente l'informazione spettrale che permette di identificare i diversi target in maniera molto accurata. Quindi questo è sicuramente il valore in più che deriva dal fatto di avere una molteplicità di bande spettrali nel dato che viene acquisito Sì, da questi sensori. decisamente, perché quella presentata è una statistica, non è un'immagine notturna. E quindi quello che balza agli occhi è che proprio l'algoritmo RX, che è un algoritmo di letteratura che non, diciamo, non presenta particolari problematiche di implementazione, ci permette di discriminare in modo molto immediato persino la tuta blu, in cui, tornando alla slide precedente, questo blu di questa tuta, non so se vedete il mio cursore, Sì. è molto simile al blu in cui si trovava in cui si Esatto. trova immerso. È proprio la differenza spettrale che ci ha dato quella informazione in più che permetterebbe Proprio di identificare la presenza dell'oggetto, in questo caso la tuta o comunque la persona con quel tipo di abbigliamento. Esatto. Poi l'ambiente urbano, abbiamo iniziato a lavorare sull'ambiente urbano, che è l'ambiente un po' più difficile su cui lavorare, perché l'ambiente urbano, ovviamente finora abbiamo parlato di un ambiente rurale in cui utilizzavamo un algoritmo RX per l'anomaly detection, o abbiamo utilizzato lo stesso algoritmo o un leggermente modificato in ambiente marino, però eravamo sempre in presenza di ambienti o uno sfondo uniforme. L'ambiente urbano diventa un po' più difficile definire un'anomalia, È più volendo fare. rumoroso e non solo di senso acustico. Sì, ma anche proprio la stessa presenza di macchine, palazzi, è difficile anche utilizzare un algoritmo di tipo RX locale. E diciamo che diventa difficile proprio a livello tecnico. Quindi bisogna sviluppare delle idee alternative. Ora, qui in questo caso avevamo una zona in cui c'erano dei mezzi, in questo caso c'erano dei mezzi militari, e ce n'erano quattro. Ovviamente questo era sempre un esercizio, e l'obiettivo dell'esercizio era di riuscire a scoprire questi quattro mezzi posizionati come erano stati messi. Utilizzando l'algoritmo RX, e questo diciamo, conferma quello che ho raccontato poco fa, si ottiene una statistica che in questo caso è sul blu anziché col grigio e nero, in cui ci sono un sacco di anomalie e quindi ovviamente non è funzionale da sola ad effettuare un'operazione di tipo ISR, quindi Intelligence, Surveillance e Reconnaissance, in ambiente urbano. A questo punto si deve entrare con l'uomo piuttosto che con degli algoritmi
di tipo di intelligenza artificiale, in cui è necessario, può essere necessario, questa è un'idea ovviamente, porre delle soglie sulle dimensioni. In che senso? Significa che se io so che sto cercando un carro armato piuttosto che un tir, ovviamente io potrò imporre una soglia spaziale su tutte le anomalie che hanno una dimensione diversa da quella dell'anomalia che io sto cercando. E quindi a questo punto, andando ad applicare questo tipo di concetto, tutte quelle anomalie si riducono a queste 6-7 che vedete evidenziate in giallo in questa figura, che sono effettivamente le anomalie che della statistica iniziale che hanno una dimensione spaziale compatibile con ciò che si sta cercando. A questo punto avremo necessità di migliorare, perché noi dall'esercizio, diciamo, nell'esercizio cercavamo quattro mezzi. In quell'immagine che vi ho presentato c'erano sette anomalie che sono praticamente quelle che hanno un numero di pixel compatibile con ciò che stiamo cercando, e quindi servirà un ulteriore lavoro. Questo ulteriore lavoro ci viene dato dall'integrazione di questo strumento con altre tipologie di sensori. Questi altri tipi di sensori possono essere immagini ad alta risoluzione spaziale, piuttosto che delle immagini iperspettrali che abbiano una risoluzione spaziale migliore. Ovviamente si ritorna su ciò che stavamo dicendo all'inizio di questa chiacchierata. E in questo caso mi piace segnalare il fatto che Prisma abbia a bordo un sensore pancromatico di una risoluzione spaziale più bassa, quindi migliore rispetto all'iperspettrale. Si correlano poco perché ovviamente qui stiamo parlando di una differenza di 30 metri a 6 metri, quindi ogni pixel iperspettrale ci sono 6 o 3 pixel Del pancromatico. pancromatico, quindi si riescono a correlare male. Però è già un punto di partenza. Un ragionamento che stiamo facendo noi, e su cui poi mi piacerebbe anche, se a qualcuno di coloro che stanno ascoltando questo webinar può avere delle idee in merito, potrebbe essere quello di iniettare diciamo, nell'immagine iperspettrale una immagine multispettrale a risoluzione migliore. Faccio l'esempio: se io avessi un'immagine a un pixel iperspettrale a 30 metri di risoluzione e avessi la possibilità di mettere a bordo dello stesso satellite, piuttosto che utilizzare un altro satellite di opportunità, tipo la Sentinella multispettrale a 10 metri, diciamo che si possono fare dei ragionamenti che potrebbero portare ad avere un'immagine di risoluzione spaziale adeguata, mantenendo la risoluzione spettrale iniziale del sensore. Quindi, vabbè, qui per proseguire, qui c'era un operatore che aveva a disposizione una camera pancromatica ad altissima risoluzione, quindi vedeva che in un caso era un raggruppamento di container e quindi non erano il nostro bersaglio. E in un altro caso invece c'era il bersaglio. Ovviamente tutto quanto questo può essere anche fatto in modo automatico, laddove io abbia conoscenza della firma spettrale del mio TOI Indica Target of Interest, per spiegare l'acronimo. Noi possiamo invece andare a cercare quella firma spettrale applicando un algoritmo di spectral matching, eventualmente utilizzando un database in cui abbiamo inserito le firme spettrali dei target che ci interessano, per poi andarlo a ritrovare e supportare l'analista che sta cercando il bersaglio.
Altra opzione può essere che magari uno sta cercando dei mezzi che sono, o in questo caso erano delle macchine, mezzi militari parcheggiati in un parcheggio, ci siamo ripassati con l'aereo e non c'erano più perché si erano spostati in città. Ovviamente questo è uno scenario che se avesse una risoluzione spaziale adeguata da satellite sarebbe ampiamente possibile realizzare, e ovviamente a quel punto, a parte l'analisi dei cambiamenti, quindi la differenza tra le due statistiche, si può andare a fare una relocation del target in città. Quindi, una volta che io conosco la firma spettrale del target che sto cercando, la estraggo. Una volta che il target si è mosso, io poi lo vado a ricercare all'interno di una città. Ora, in questo caso, questo è un esercizio che abbiamo fatto in Belgio un po' di anni fa, a Zeebrugge. Ovviamente, la cosa più semplice, la considerazione che mi aspetto può essere: sì, ma se io sto cercando un'utilitaria grigia nella città di Roma diventa un problema. È vero, però si possono applicare degli algoritmi che combinino diverse considerazioni. Faccio un esempio: so che una macchina si sta spostando, io ne conosco la firma spettrale, quindi su un passaggio, diciamo, posso fare un primo passaggio in cui cerco la firma spettrale, il secondo passaggio cerco tutte le firme spettrali che si sono spostate, perché ovviamente la sto cercando, non è più dove la cercavo, e quindi già lì abbatto molto il numero dei potenziali obiettivi da investigare. Ovviamente poi si può. Punto, è interessante proprio il flusso di lavoro di questa analisi, ovvero io utilizzo il dato iperspettrale anche se ha una risoluzione più bassa per fare proprio questo tipo di indagini, e poi l'analista ha il supporto magari del dato a più alta risoluzione, o perché è acquisito con un satellite ad altissima risoluzione, o perché è acquisito con un assetto aviotrasportato, quindi di tipo diverso, che però mi dà le informazioni dettagliate che mi permette di andare a riconoscere e identificare il target. Quindi il vantaggio grosso dell'informazione iperspettrale sta nella possibilità di poter automatizzare questi processi di analisi, di individuazione della firma spettrale e quindi poi riconoscimento di questi target all'interno delle scene. Esattamente, vedere l'iperspettrale come uno strumento visivo, diciamo, in cui l'operatore sta al computer e guarda lo schermo con l'immagine, secondo me è innanzitutto sbagliato, perché la potenza dell'informazione spettrale che arriva sempre dalla famosa funzione plenottica che tutti immaginano ma nessuno sa mettere per iscritto. Su un foglio di carta, la potenza dell'informazione spettrale non sta in quello che i nostri occhi sono capaci di vedere su un monitor, anche perché fondamentalmente il nostro cervello è poco, diciamo, è poco capace di conoscere ed interpretare l'informazione spettrale. Qui l'ultima, questa è un'immagine della città di Grosseto fatta l'8 luglio del 2020. Ed è una L2. Quello che abbiamo rilevato è la presenza di diversi bad pixel, e quello più evidente è questa striscia fucsia che attraversa l'immagine. Quello, ovviamente, essendo un patch groom, è un unico pixel che ha tirato una strisciata. Ci siamo rigenerati l'immagine in quest'altro modo, con quella che vedete sulla destra, con degli algoritmi un po' più robusti ai bad pixel. Quello che è importante sottolineare, che serve, e questa non è, diciamo, non è una pecca del sensore e non è neanche una pecca di chi processa l'immagine. Prisma è una missione, è un precursore. Qui stiamo tutti quanti imparando.
Stiamo imparando a trattare il dato ipospettrale, stiamo imparando a conoscere le problematiche che il dato ipospettrale può presentare per arrivare a una maturazione completa di una tecnologia su cui siamo a livello nazionale, a livello sistema, molto avanzati. Perché io, insomma, ho avuto la fortuna di poter interagire con colleghi di altre nazioni ed effettivamente abbiamo a livello accademico, scientifico, delle conoscenze molto approfondite, diciamo, al pari, se non superiori, dei nostri vicini, ecco, diciamo così. Infatti, beh, questo è anche veramente la ricchezza che vogliamo sfruttare con questo ciclo di incontri e con lo scambio di informazioni, anche auspichiamo con la creazione di una community di esperti che ci aiutino, aiutino il sistema paese a far crescere le competenze nazionali su questi temi. Grazie, comandante, per questa presentazione, per questo contributo. Assolutamente utile per capire veramente l'infinità di applicazioni che si possono realizzare con i dati iperspettrali e quindi anche per sognare un po' rispetto a quello che si potrà fare con i dati Prisma e con le missioni che verranno. Speriamo davvero di avere nuove occasioni per poterci incontrare e confrontare. Il ciclo degli Hyperspectral Café continua e quindi invito tutti quanti a seguire le nostre iniziative, questa iniziativa che è portata avanti con l'Agenzia Spaziale Italiana e con gli esperti del PAGE, dell'Advisory Group di Prisma. Grazie ancora al comandante De Ceglie e Grazie appuntamento a tutti quanti al prossimo Hyperspectral Café. a voi. Buonasera.